Amici Telefonia.net, abbiamo oggi sotto la lente i due nuovi auricolari Bluetooth di Motorola. Eccoli qui, abbiamo una confezione demo, sono tutte e due molto interessanti, soprattutto l'H15 che è un po' il successore dei Motorola a Flip. Molto interessante perché in questo modello il Flip è molto piccolo, abbiamo la possibilità di collegare due telefoni simultaneamente. Il LED Bluetooth ci dice che il telefono è pronto per essere accoppiato a un telefono, i pulsanti volume sono sopra, questo è un pulsantone multifunzione per la chiamata vocale, per iniziare o terminare la conversazione, e molto bello il nuovo sistema di astina regolabile di Motorola, diciamo che è abbastanza confortevole. L'abbiamo testato, ha un audio molto buono grazie anche al Crystal Talk che diminuisce i rumori di sottofondo, ma soprattutto l'autonomia a stupire, perché noi quando non lo usiamo chiudiamo la stina e l'auricolare è spento, e quando andiamo ad aprirlo l'auricolare in pochissimi secondi si collega al telefono e riusciamo a rispondere via Bluetooth. Davvero buona l'autonomia, che anche nei modelli precedenti era elevata, ma viene ulteriormente amplificata da questo H15. Sono 14 grammi, davvero un peso piuma, 39x24x12 i millimetri di grandezza di questo piccolo H15. Anche il nuovissimo H780 è interessante, soprattutto per una funzione, ovvero quella di cancellazione del rumore di fondo. Anche qui abbiamo la tecnologia Crystal Talk e abbiamo un pulsante dedicato, che è questo piccolino qua davanti, che se premuto attiva la soppressione dei rumori di fondo. L'abbiamo provato e funziona davvero bene, soprattutto quando siamo in auto, magari con il finestrino aperto, che il vento dà fastidio al microfono. Questa tecnologia riesce ad attenuare molto i rumori e il chiamante ci sente molto meglio. Anche qui vi è il pulsante di risposta, il pulsante del volume, e l'attivazione si attua attraverso questa levetta. Quindi anche qua, volendo, potremmo tenerlo sempre spento e quando ci squilla il telefono accendere il Bluetooth. Ecco il LED di stato, anche con questo H780 possiamo abbinare due telefoni contemporaneamente. Molto ampio lo stand-by, noi da quando lo abbiamo in mano da circa una settimana, non abbiamo dovuto ricaricarlo, quindi davvero molto buona, pur tenendolo sempre acceso. E la ricarica si attua attraverso una porta micro USB. Anche il fratello H15 si ricarica attraverso una micro USB. Due ottimi auricolari Bluetooth, due novità da Motorola, che per quanto riguarda questo genere di accessoristica è davvero molto molto avanti per quanto riguarda la tecnologia. Andrea Galeazzi per Telefonino.net.